Bentornati amici di Obiettivo News, un'altra puntata del format 2-4 ruote passione motori. Passiamo alle due ruote. Abbiamo qua ospite con noi Doriano Vietti Ramus. Ciao, Diana. Ciao. Piacere di averti qui, benvenuto. Fratello di Di un pilota Celestino. molto conosciuto. Sì, è Lo una lascio cosa di dire famiglia. a te. Sì, sono fratello più grande di Celestino, e ho 25 anni e niente, abbiamo questa passione da sempre. Lui fortunatamente è riuscito ad andare già al mondiale, io per adesso corro solo in Italia. Una passione ereditata da papà Michele, ricordiamolo che anche lui è, diciamo, colui che vi ha Sì, trasmesso questa passione sin da piccoli. e grazie a lui abbiamo iniziato appunto a correre. E lui faceva le gare in salita, e ha fatto anche la Forno Milani, cioè delle gare abbastanza importanti se lo era tutta una cosa più in piccolo, diciamo, andava con la moto, diciamo, rattoppata un po' come riusciva, le gomme erano quelle che erano, quindi si faceva quello che si può, però. Sì, se non c'era lui a quest'ora avremmo fatto qualcos'altro. Probabilmente sì. Fortunatamente ci ha indirizzato su questa strada che sono contento perché è una figata, Sì, dai. certo, nel 2021 hai preso parte al Pirelli Cup. Sì, ho fatto il trofeo Pirelli Cup, in categoria 1000, con il team CMT, con la mia Suzuki GSX-R. È stato un bell'anno perché era un paio d'anni con quella moto lì che eravamo gli unici a correrci e siamo stati gli unici a farci un po' di sviluppo qua in Italia quasi, e, a parte un altro team nel CIV, e abbiamo ottenuto dei buoni risultati, siamo andati forti in tutte le piste e per poco non siamo saliti a podio, per fare un 2 punti non siamo arrivati terzi sul gradino del podio, quindi dai, alla fine è stata una bella stagione. Invece l'anno scorso hai preso parte al CIV Superbike Sì, con l'Aprilia. allora l'anno scorso è stato un anno molto impegnativo perché è il primo anno che ho fatto appunto il CIV Superbike, che è la categoria regina in Italia, un po' come giocare a calcio in Serie A, e tra l'altro con un gran bel team, il team Nuova M2 Racing, e con l'Aprilia. È stato un anno molto bello perché ho corso, a parte che contro un sacco di piloti molto forti, sia del panorama italiano che mondiale, perché svariati piloti facevano il mondiale endurance, cosa che starei cercando di Di fare anch'io, fare. e molti altri arrivano dal mondiale superbike o comunque hanno corso anche il moto mondiale, moto 2, categorie molto blasonate, e quindi è stato un anno bello, molto impegnativo, perché lì devi entrare, devi andare, non ti aspetta nessuno. E hai avuto comunque degli ottimi risultati, Sì, ottavo posto, miglior esordiente, quindi un'annata positiva. mi ero, diciamo, prefissato la top 10, speravo di entrare in top 10 visto che c'era una ventina di iscritti, Ce l'hai fatta. e ce l'ho fatta, ho fatto anche dei bei tempi, sono contento, anche un quarto in qualifica, ho fatto un quarto tempo a Mugello nel secondo weekend, purtroppo in gara 1, no, in gara 1 è bagnato, è andata bene, in gara 2 sull'asciutto purtroppo c'è stata una scivolatina che se non c'era era meglio, però è andata così. Invece quest'anno raccontaci che cosa sappiamo che cambi trofeo, cambi campionato. Sì, quest'anno farò il National Trophy, che è il campionato, diciamo, che in concomitanza con il CIV, e come livello è pressoché uguale, cioè la velocità dei primi piloti è molto simile a quella del CIV. Diciamo, ci sono più piloti iscritti, quindi c'è un livello più ampio, nel senso gli ultimi vanno un po' più piano, diciamo, è un campionato un po' più per tutti, però è comunque molto molto, cioè molto tirato, Competitivo. sì, molto competitivo. Infatti anche lì si trovano nomi importanti, cioè tutta gente che ha corso, fatto stagione mondiale anche lì. E quest'anno sarò sempre con l'Aprilia, ma ho cambiato team, nel team RR di Dario Alberti, che è il primo anno, diciamo, che una volta correvamo contro nel Pirelli Cup, e poi ci siamo conosciuti, ok, quest'anno è nata questa collaborazione, sono molto contento, è un ragazzo che so che farà tutto il possibile per darmi la moto al meglio che può.
Pirelli Cup. Sì, e poi farò due weekend nel Pirelli Cup che prendiamo come allenamento, ma essendo gare doppie, quindi faremo quattro gare e quindi valide anche per, diciamo, la classifica di fine campionato, quindi lo prendiamo, diciamo, prendiamo due piccioni con una fava, facciamo un po' di allenamento e poi se tutto va come deve andare, potremo anche raccogliere dei bei risultati lì. Certo, e di Celestino cosa ci puoi dire? Quest'anno cambia team Fantic? Ah, sì, io sono molto, molto fiducioso di mio fratello. Lo ero già quest'anno e per me ha fatto. Purtroppo è stato anche molto sfortunato, quindi. Allora, diciamo che nel mondo delle corse tante cose si vedono in televisione, tante altre non si vedono, e come in tutti gli sport. E, diciamo, il pubblico deve anche capire quante sono le cose che ci sono attorno alla carriera di un pilota, che non è proprio solo. Certo. Parto, arrivo, faccio la gara, torno a casa, cioè è una cosa molto complicata. E Cele per me ha fatto una gran stagione, logicamente poteva andare meglio, ma poteva Anche andare andare anche peggio. peggio. E comunque non è che c'è tanta gente che in una stagione ha No, fatto quelle infatti. vittorie, Rookie of the quel. Year negli anni passati, quindi una carriera in crescendo anche molto velocemente. Dimostrando comunque una maturità per un ragazzo così giovane, perché non è poi da tutti. Sì, perché lui è uno molto, è molto vivace, ok, come me, però ragiona bene sulle cose, cioè, a parte che ci mette sempre il 100% dell'impegno in tutto quello che fa, e questa è una cosa che io ho solo da imparare, perché lui proprio è molto più, diciamo, Deciso. deciso su alcune cose. E infatti si vede, perché sennò non è che chiunque vince delle gare nel mondiale. No, infatti, poi se Valentino ha puntato su Appunto. di lui, evidentemente ci ha visto qualcosa su cui puntare, Sì, perché sì, sì. Siamo stati non. fortunati anni fa perché se no, diciamo, a parte che lo sanno tutti, il mondo delle corse è una cosa molto costosa, non a livello delle macchine, ma Certo. comunque è molto costano. E lui è stato fortunato anni fa, era nel posto giusto al momento giusto, andava forte e in quel momento c'erano pochi italiani nel mondiale e appunto Vale Uccio hanno voluto fare questa Academy È che stata una fortuna è per i stata una piloti fortuna, ha potuto portarlo come. fino al mondiale. Sì. Se no, mio padre, mia madre, cioè tutta la nostra famiglia ha sempre fatto un sacco di sacrifici per noi, ma comunque arrivi a un certo punto dove Sì. quando i soldi non ci sono così tanti non puoi farlo, Sì, poi si quindi. parla di livello, si parla di mondiale, quindi è un livello altissimo, quindi a livello di Sì. costo. Sono tutti budget sopra i 5-0, ecco. Andrai a vederlo, lui verrà a vederti, Allora, riuscirete a combaciare qualche data. sì, in qualche modo abbiamo sempre fatto. Diciamo, quando uno non è impegnato e l'altro è libero, uno va sempre a vedere l'altro. Mi sarebbe piaciuto quest'anno andare a più gare, però tra i miei impegni, le gare, il lavoro e tutto, andrò a quelle in Italia e un paio di gare in Europa, e sperando di portargli fortuna. E Speriamo. anche lui verrà, credo, un paio di weekend, perché poi tutti gli altri sono in concomitanza. Quindi, però è bello perché tutte le volte che io ogni tanto provo a dirci qualcosa, sai, qualche consiglio così, e lui invece è molto più tecnico, mi dice guarda che qua, se può fare così, cosa, e allora ci scambiamo molti Certo. pareri, e è bello perché. Non essendo l'unico che lo fa, Sì, vi potete anche dare dei consigli. esatto, E il molto papà e bello. la mamma si divideranno. Sì, c'è uno smistamento generale perché papà va a seguire, comunque è giusto che qualcuno sia con lui perché alla fine sei dall'altra parte del mondo e quindi lui andrà su tutte le sue gare. Mia mamma è un po' più timidina, diciamo, gli piace un po' più guardarsela da casa, tranquilla. Magari anche un attimino di ansia Sì, ci può sì. Poi stare. devo dire che in questi anni, ma già da mio padre aveva preso l'abitudine, ecco, si è Sì, era già abituato. abituata già da Sì. giovane. E poi però negli anni la cosa è Peggiorata. peggiorata, però se la cava, dai, adesso ormai è una cosa abbastanza normale, però certo è sempre un po' in ansia, infatti dopo le gare, quando arrivi sul campo, okay, o tipo c'era nel motorhome,
c'è sempre sul telefono il messaggio di mamma, è andato tutto bene, bravo. No, certo. No, è bello. Siamo fortunati perché è una famiglia che tutti... Vi ha sempre sostenuto. Sì, sì, sì. Mio padre, mia madre, nonni, zii, tutti i parenti. Cioè, siamo fortunati che siamo una grossa famiglia, siamo tutti uniti e a tutti più o meno piace questa cosa qua. Non vedo che in giro molte poche persone hanno una famiglia, sì, che sì, magari anzi molte volte li hanno persino contro, quindi, sì sì sì, quindi poi per carità la nonna che ti dice di non farti male c'è sempre, quella nonna, sì, vabbè, ci sta, è normale. E a livello di allenamento fisico, allora io diciamo faccio un po' il possibile, anche perché lavorando di giorno appunto non posso allenarmi, però vado solitamente 3 volte a settimana in palestra o appunto faccio un po' di bicicletta, corsa, nuoto, un po' quello che capita, ecco. E poi i weekend, tutti quelli possibili, si fa un po' di sport, quindi moto chiaramente, tempo permettendo, perché solitamente fa bello nel weekend, fa bello in settimana e il weekend fa brutto. E un po' di sci, cioè a me piace anche tanto sciare, anche a me e mio fratello è sempre piaciuto sciare. E facciamo ogni tanto anche con le biciclette un po' di downhill, dalle nostre parti parecchi amici hanno fatto delle piste, quindi ci divertiamo con cose tranquille, ecco, tutte cose tranquille. Va bene, ti ringraziamo di essere stato nostro ospite, facciamo un grosso in bocca al lupo. Grazie. E a te e Celestino, e noi amici di Obiettivo News vi salutiamo e mi raccomando non mancate ad una prossima puntata. Grazie, ciao.